Benvenuti, oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Ti invito naturalmente a guardare sia il tuo segno zodiacale, ma anche il tuo segno ascendente e il segno in cui hai la luna. Questo per una previsione molto più accurata, sia con i tarocchi che andrò a interrogare, sia per quanto riguarda proprio l'astrologia, le stelle, i movimenti, i transiti planetari. Ti lascio al video, buona visione. Ciao Sagittario, benvenuto. Andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020. Lo farò grazie ai miei tarocchi, ma butterò un occhio anche sull'astrologia. Partiamo subito dicendo che hai Marte dalla tua, quindi l'energia, il desiderio, la passione, la voglia di fare, il movimento, boom, 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 boom. Quindi il Sagittario, diciamo che ha ripreso e riprende il suo tran tran. Unico neo per questo mese di ottobre c'è, cioè fammi vedere, la Venere che cammina nella Vergine, quindi qui qualche critica, qualche attrito, insomma qualche problemino affettivo lo posso vedere. Comunque ci butto un occhio sulle stelle, le tengo qui da una parte e vado a interrogare i tarocchi, vediamo cosa accadrà al Sagittario durante la settimana 12-18. No, dai, così 12-18 ottobre per la cronaca. Oggi hanno proprio voglia di parlare queste carte, mi volano. Allora, cosa accadrà al segno zodiacale del Sagittario durante la settimana dal 12 al 18 ottobre 2020, vediamo. Allora, qui un po' di nervosismo effettivamente lo vedo, eh. Qui c'è un qualcosa. Allora, qui. Qui c'è un monte di gente. Allora, qui posso vedere problemi, qualche discussione, qualche nervosismo, qualche momento un po' inino, insomma, qualche litigio, qualche parola un po' pesantuccia se siete in una coppia. Qui c'è, vedete, l'uomo, la donna e il figlio, o comunque il ragazzino o ragazzina. Quindi qui c'è proprio tutta la tribù, tutta la famiglia. Quindi qui, se siete in una coppia, ecco, qui ci può, o comunque, anche se non siete coppia, qui diciamo ci sono queste discussioni fra questo uomo, questa donna, eccetera. Dunque, quello che vedo però anche dei momenti di allegria, oltre a questo, quindi ci sono anche dei momenti di, come posso dire, di divertimento, di gaudio, magari uscirete, andrete a fare un qualcosa. Qui posso vedere anche una premiazione in cui potreste vincere un premio. Qui c'è proprio un premio che viene ricevuto di un qualche tipo. Non so se è la donna, qui era così. Non so se è la donna o l'uomo che lo riceve. Comunque, poco cambia. Ok? Oh, cos'altro? Qui c'è senz'altro anche il farsi o rifarsi vivo di questo signore qui, ma non solo. Qui c'è qualcuno che si fa risentire. Qui vedo proprio la telefonata, la notizia che arriva, ma vi potrebbe anche arrivare, come vi stavo dicendo, un invito ad una festa, invita ad una festa, ad una celebrazione, quindi non lo so, un qualcosa in pubblico, perché vi vedo in mezzo alla gente. Cos'altro, cos'altro? Ma qui potrebbe arrivare anche un beneficio, quindi o un buono, se stavate aspettando un buono in denaro. Magari per l'amor di Dio vi arriva il buono, un dono dalla vostra farmacia o dalla vostra profumeria del cuore, non lo so. Magari non è nulla d'eccezionale, però insomma le carte vedono anche quello. Andiamo un pochino ad ampliare, vediamo che cosa avete da celebrare, che cos'è quella carta, vediamo.
per il Sagittario. Guarda, io non vi voglio allarmare, ma a me tutte queste carte, io non vorrei che qui ci fosse una coppia che litiga perché la donna c'ha un altro, eh. Andiamo a vedere. Non sarà per tutti assolutamente, però se vi ritrovate un pochino in questa situazione che vi ho descritto, io qui posso vedere anche la donna in questione, non so se sei tu o la donna di cui si sta parlando qui, se sei uomo, qui potrebbe avere un'altra persona perché qui vedo la gelosia, problemi di gelosia. Esatto, qui ci potrebbe essere una terza persona che entra o è entrata in mezzo. Infatti abbiamo visto i problemi di cuore, come vi stavo dicendo, dall'astrologia. Quindi anche le stelle. Mettiamo un po' bene sto mazzo di carte. Anche le stelle ci preannunciano qualche problemino di cuore, ma io posso vedere da quelle carte anche un altro signore, un altro uomo farsi avanti con questa donna, eh. Andiamo a vedere cos'è quella carta lì. Vedi? E di nuovo c'è sta carta qua. Esatto, e questa è la famiglia. Quindi qui, se siete in coppia, qui c'è un matrimonio, ci potrebbe essere un matrimonio in, oddio, in crisi. Qui si sta parlando di una settimana, magari è una settimana pesante per la vostra coppia, perché ci saranno dei litigi, dei battibecchi, più che altro per colpa, come vi stavo dicendo, di una terza persona o di terze persone, magari la suocera mette becco, piuttosto che, capito? Andiamo a vedere un pochino con questi oracoli che sono molto carini, perché oltre a dirci quello che accadrà, ci danno anche un consiglio. Andiamo a vedere loro che cosa dicono per il Sagittario. Qui vi chiede di esaminare un lavoro non finito, un qualcosa di lasciato a metà. Che vuol dire? Non lo so, lo sapete voi nella vostra vita. Vedi? Qui vi dice cercate di individuare, esatto, un qualcosa che è rimasto a mezzo, o un lavoro vero e proprio, cioè un qualcosa di pratico vero e proprio, o con una persona, ok? Con una persona. Se, esatto, e porta questo discorso a chiusura. Qui posso vedere anche il riaprire, messa insieme a tutte queste carte naturalmente, il riaprirsi, badate bene, di una discussione già successa in passato, magari di un tradimento avvenuto in passato viene rinfacciato, cioè qui c'è il rinfacciarsi qualche cosa, ecco, in poche parole, capito? Ci si rinfaccia qualcosa e quindi qui il battibecco è. Però, insomma, qui c'è una situazione che si riapre, un qualcosa che credevamo chiuso, sepolto, viene riportato alla luce e ci fa di nuovo incavolare. Comunque sia, non è una settimana brutta, anche perché qui ci vedo la celebrazione, ci vedo il rifarsi vivo, il rivedere di una persona. Io vedo due uomini e una donna, quindi qui è la donna che ha qualche giro. Ogni tanto voglio dire io, viva le donne! Vabbè. Comunque, detto questo, andiamo a vedere i segni zodiacali, va? Che è meglio. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Sagittario durante la settimana? Quali segni zodiacali ci sono coinvolti? Il Sagittario proprio, quindi il vostro segno zodiacale. Quali segni zodiacali ci saranno coinvolti? Allora, il Capricorno. Il leone,
Il leone viene riconfermato. L'ariete. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Sagittario durante questa settimana? 12-18 ottobre 2020. Eccoli là. Allora, di nuovo il Sagittario, quindi il vostro segno viene riconfermato più di una volta. Lo Scorpione, il Toro e la Bilancia. E mettiamoci l'Acquario, l'abbiamo detto? No, aggiungo anche l'Acquario, va bene? Quindi Acquario, Scorpione, Sagittario, il Capricorno, il Leone, l'Ariete, la Bilancia e il Toro. Quindi qui fammi sapere, naturalmente qui c'ho un sacco di movimento. Comunque sia, come ti ho detto, ti può arrivare un dono, un invito, una telefonata, una celebrazione, una vittoria di un premio, un qualche litigio e un qualcosina qui che si muove a tre. Quindi qui ci potrebbe essere un litigio, una discussione se sei in coppia o comunque con la persona, insomma, vicina a te. Fammi sapere. E un ragazzino, qui c'è anche un ragazzino, quindi magari un litigio anche per il figlio, se sei sposato, se hai figli. Ma fammi sapere nei commenti. Non è una settimana da buttare via, per carità, qui ci sono molte carte positive, anzi, una settimana che volge al meglio, diciamo così. Però potreste riaprire anche una discussione passata, e me lo dice anche quel Mercurio in Scorpione, quella Venere in Vergine, scusami. Va bene, quindi fammi sapere giù nei commenti perché io ti leggo. Va bene, Sagittario, una buona settimana e ti aspetto qua, naturalmente, sempre al prossimo video. Ciao, a presto.